Ok. Senti, so che non possiamo fidarci della profezia, ma nemmeno ignorare ciò che abbiamo visto. Non lo stiamo ignorando. Ne riparleremo a casa. Per ora voglio cercare l'animale ferito che hai sentito prima. Ma... davvero? Sì. Beh, ok. Va bene. Sì, fai strada. Dovremmo riuscire a raggiungere le terre aride in Cina, superando questa materia d'Arnia. Questo mi ricordo. Territorio degli Elfi Scuri. Devi colpirli tutti insieme, ricordi? Fratello, hai mai pensato di grigliare della carne su quelle lame? No, verrebbe da schifo. Oh, a causa della loro magia? Del sangue. Ah, già. Prosegui pure. No! Meglio. Che animali sono? Ghulon, autoctoni di Vanheim. Non so che ci facciano qui. Dobbiamo salire, per forza. Sono addestrati a trainare una stella. Buon per noi. Guarda, addomesticati. Che bizzarro. Hai qualche indicazione per trovare l'animale ferito? O ci godiamo questa bella giornata? Non riesco a sentire nulla! E se trovassimo una grotta per orientarci un po'? Qualunque cosa sia, l'animale sarà dentro! Qualunque cosa sia, sta sollevando parecchia sabbia! Come ci Qui ci sono grotte e gallerie a non finire. Troviamone una e vediamo dove ci porta. A sinistra! Dietro di te! Schiaffa!
dietro di te, in arrivo! In arrivo, da dietro! Che cos'è? Uno schema. Per un'essa. Forse dovremmo mostrarlo ai nani. Sapranno cosa farci. Un corno. Là, l'entrata di una grotta. Finalmente. Questa grotta si estende sotto il deserto. È qui la creatura? Dai rumori sembra di sì. Proseguendo la troveremo. Che posto è? Sembrerebbe un rifugio degli elfi scuri, uno dei pochi rimasti, ora che sono stati banditi dal tempio. Grande. Ma hai paura? Creus, ma non ho imparato niente. Che le casse avevano preso. Una puta! Schiaffa! Sai, ora che conosco meglio gli elfi scuri, spero di non doverli affrontare. Ci attaccano. Beh, è casa loro. E considerato quello che è successo l'ultima volta che siamo stati ad Alfheim, puoi biasimarlo. Quella è a tempo. Pazienza, virtù o minaccia? Dipende da chi legge.
creatura che hai sentito, ora che dice? Non funziona sempre così. Certi animali sono solo... Provo ciò che provano, capito? E qualunque cosa sia, sta soffrendo molto. Certo. Perché? Curiosità. Davvero? Anche io sono curioso. Ok. Ok. Sopra di te, in arrivo! Vieni. Un po' di furbizia. Ora, mica cosa che non ho provato. Era semplice. Lì sopra, che da proprio da qua. Guarda là, quella bomba potrebbe aiutarci. È solo che perché qualunque cosa facciamo ad Alfheim finiamo per danneggiare gli Elfi Scuri. Dobbiamo aiutare la creatura che hai udito. Lo so, ma di solito sono io a trascinare tutti per soccorrere gli animali. Perché ti sta così a cuore? Mi stai nascondendo qualcosa? No. Ok. Un altro incubo a sinistra!
La terra! Bravo Treus, Axel. Cos'è? Per lo spettro di Gefion. È la fgufa più grande su cui abbia posato gli occhi. Non sta solo soffrendo, sta provando a cantare. È il canto delle sabbie. Di solito non cantano sottoterra. Questo causa la tempesta? Già, a giudicare dalla quantità di materia d'Arnia, è intrappolato da decine di inverni. Tranquillo, Pranzo, ti tireremo fuori. Perché quel nome? Beh, l'altra seppietta era cena, quindi... Oh cielo, apprezzo il tentativo di ilarità, ma... Fratellino, è un gioco di parole pessime, imbarazzante persino. Oh, beh, non tutti fanno ridere. Troviamo un modo per togliere le rocce e posizionarci meglio. No, cos'è? Ora può muoversi, ma non può ancora uscire. Molta materia d'armi è tolta. Ora liberiamolo dalla superficie. Molto bene. Quindi è sta Medusa che dobbiamo liberare. Perché l'hanno intrappolato qui? Gli Afgufa sono soliti scavare, quindi non darei tutta la colpa agli amici elfi scuri. È bloccato dalla materia d'Arnia. La
questo è il punto. Qui possiamo liberare l'Afgufa. Che vola. È una scufa. Sembra più felice ora. Ehi, la tempesta è finita. Sì, forse dopo tutto ci guadagneremo il favore dei nostri amici elfi scuri. Ascolta, padre. Grazie per averci portato qui. Per distrarmi dal Ragnarok, d'accordo? Non era per distrarti. No? E allora perché siamo qui? Ma non ti rendi conto che... Forse vuole solo passare del tempo con te, ragazzo, finché può. Davvero? Non sappiamo cosa ci attende, ma se Ragnarok è vicino, voglio godermi il tempo.